Eccoci qua, penultimo episodio di Pokémon Y Randomizer Nuzlocke, quindi Random Lock. Sì, vabbè, l'ho detto intero stavolta, ma non importa. L'episodio di oggi prevede la mia vittoria, ma forse riesco a infilarci anche uno dei Super 4, perché la sfida contro Super 4 sarebbe piuttosto lunga, visto che vorrei mostrarla per intero e non tagliare nulla. Però anche la mia vittoria è piuttosto lunga da fare, quindi insomma, non lo so. Sono un po' indeciso, però dico, posso catturare un Pokémon qui, ed è quello che voglio fare. La cattura ci sta sempre fino a che non si arriva al Total Party Kill. Vediamo un po' chi può capitare qui, mica lo so. Beh, ovvio. Che livello stanno qui, Pokémon? Oh my god, bro. Ah, però, Chimchar, dai! Chimchar, soprannominato Chimichanga, vabbè, andiamo a vedere in che si evolve, va. Ah, Talonflame! E Talonflame è più che eccellente come Pokémon volante. Come Pokémon in generale. Oddio, sta gente non la voglio affrontare. Bene, ci siamo. Eccoci qua davanti alla grande porta. Da qui si entra in via vittoria. Possono passare solo gli allenatori che hanno ottenuto tutte e 8 le medaglie. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 5. Perfetto, le hai proprio tutte. E ora lascia che ti metta alla prova. 58. Mamma mia, 65 non mi basta alla Lega. Ma che devo arrivare a 70 per avere un po' di possibilità? È diventato tipo Locke, perché non mi dispiace, eh? Oh! No! Andiamo con Frank che fa tempestretta e Zoroark se ne va a nanna. Allora, Kimberly preziosi, possiamo passare? Dai, su, auguro di buon cuore quello che te cieca, sì. Ah, eccole qua, belle, per carità, niente da dire. Che bella, mamma mia ragazzi, che bella. Via Vittoria, potrebbe essere un problema via Vittoria, Dovrei andarmi a curare. Anche se con tutte le cure che ho comprato. Guarda che bel posticino. Perfetto per un picnic. Le torce accese indicano l'allenatore che mi vuole sfidare. 62! Vabbè, no, come faccio la Lega? A che livello devo arrivare? Ma non mi pare di aver messo i livelli degli allenatori più alti. Perché avere i livelli più alti in Pokémon è una puttanata pazzesca. Non serve a rendere il gioco più difficile, serve solo a farti perdere tempo ad allenare la tua squadra per riuscire ad avere un livello che possa eguagliare l'avversario. Quello che Pokémon dovrebbe avere dovrebbe essere un'intelligenza artificiale migliore. Non i livelli più alti degli allenatori come sostengono alcuni. Absol fa un Pokémon. Oh, è vero, posso catturare un Pokémon qui. Guarda, non ci crederei se non l'avessi visto con i miei occhi. Niente, solo per Bacca Uva era un po' troppo, Guarda, ti seguo, così non ti intralcio. Bene, oh, siamo già arrivati. Ah no, qui si esce perché c'è un po' di aria fresca. Stiamo girando. Ho ancora il dito sul. Ho ancora il dito qui, vedete? Perché tutti. Allora, alla Lega, secondo la legge dei grandi numeri, ricordate di Pokémon Bianco e Nero, ve l'ho spiegato l'altra volta. In teoria, io alla Lega non dovrei incontrare nessun Pokémon di livello evoluto. L'altra volta ha funzionato, tranne con un paio di Pokémon. Ma stavolta, tutti i leggendari sto incontrando. Sta randomizer è fatta male, mi sa. E poi non è tanto il problema di allenare i Pokémon tanto quanto con chi allenarli, perché gli allenatori sono pessimi, raga, per allenare i Pokémon. Cioè, il livello degli allenatori qui è troppo alto. Ce ne sono un paio forse che non ho ancora sconfitto dietro, ma è dura. Mi serve tempestretta assolutamente. Allora, io faccio il giro qui, Non si preoccupi lei, stia buona, tranquilla e calma. Ah sì, qua è l'unica via possibile, a quanto pare. Vai, un altro repellendo. Ah, ma devo per forza avere forza? Andiamo di forza, forza, forza. Poi, dai, animo, issa, su, e,
No. Alleluia. Una roccia messa qui a guardia di niente. Cosa vorrà contenere? Ciao, io vado, passo qui vicino perché sapete, sono un po' un fifone e non voglio affrontarvi. Roccia di... mi serve proprio una roccia di re, sì. Si torna dentro. Allora, dove si va ora? Qua sopra? Vediamo un po'. Ok, sì, forse siamo usciti. Definitivamente, però, intendo. Oddio, la bimba matta. No, non mi faccio fregare. C'è anche la... Aspetta, questa posso buttarla giù, però. L'astrageo. Che c'è scritto sulla l'astrageo? Arceus ti odia. Grazie. Se devo sfidarla per forza. Oddio, che bel posto qui. Ma cos'è quel posto laggiù? Oh, tutto ghiaccio. Ok, signorina, sfidiamoci. In genere, quando nessuno ti dice niente è perché ti puoi riposare. Non credo fosse Miracol Seme nel gioco base, ma ok. Diciamo che va bene. Chi è? Oddio, no. No, no, Serena, no. 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 Vabbè, cosa è giusto e cosa no, non mi interessa. D'ora in poi non voglio più fare lotte solo per vincere, ma anche per capire meglio il rapporto tra noi e i nostri Pokémon. Questo sarà il senso della nostra lotta. Ti ho detto che puoi affrontarmi? Non ti voglio affrontare. Ma ce l'hanno i Pokémon normali, ste persone? Un leggendario che non sia uno. Uno. No, ragazzi, no, non è... Allora, io potrei andare con un tuono, Franca. Giusto per constatare che prende... Mamma mia. Il miglior Pokémon di questa serie. Il miglior Pokémon di questa serie! Ma poco. Incazzatissima, non gliene frega niente di nessuno proprio. Lei vuole solo lottare, vincere e fare male a tutti gli altri. Eh sì, contro lui una tua è un po' difficile. Eccola là. Dai! Beccati sta garanzia che non mi fa niente. A te adesso ti faccio. Nero Pulsar! Oddio, anche Sciagura andava bene, però Nero Pulsar e da stab. Tutto un concetto di danno maggiore e minore. Io volevo fargli il più male possibile, per assicurarmi la kill, non per altro. Darkrai, Darkrai. Ti manderei Franca, ma ti mando oro. Ti faccio zuffa, mi busto la difesa e la difesa speciale. E sì, ho detto busta e non che me la abbassa, perché ha inversione. Ah, rullo duro fa male. Invece no. Pensavo facesse peggio, non so per quale ragione, ma il mio cervello mi diceva fa male, Andre Link, fa male, invece no. Ora il nulla mi fai perché... Eccola lì. Vai, doppia zuffella. Ho una difesa ora che è granitica. Certo, se facesse una terza volta zuffa, direi che è un pallaombra. Ah, ma è già mega evoluto. Beh, non ci facciamo mancare nulla. Difesa speciale ridotta. Fuoco carica. Si fa pure male. Ok. Ha subito il contraccolpo. Difesa speciale ridotta. Kill assicurata. T'ho detto che non ti volevo affrontare a tutti i costi. Peggio per te. Sì, il viaggio non è ancora finito, infatti spero di non rincontrarti mai più. Buona fortuna alla Lega Pokémon, so che non avrai problemi. Ah, ma quindi siamo arrivati! Sì, perché quando ci sfida arriva il rivale, poi, il rivale amichevole. Penso che alla Lega Pokémon, però, due episodi mi ci vogliono, eh. No, dico i Super 4, poi il campione. Ci vuole il tempo che ci vuole. Chi è? Guarda, i Power Ranger, belli loro! Ok, questa qui fa il davanti e l'indietro. Ok, vai, superata. Dove vado? Qua. Forse ho sbagliato. O forse no. Oh cielo. Eh sì, l'uscita è proprio qui. E ti pareva che non mi vedeva. Veterano, ranole, veteran, ran, ran, veteran. Che te ne pare della mia canzone? Fa davvero pena. Comunque sia, quella è la canzone per le veteran run, se non sbaglio, giusto? Faceva così, no? Dai, fai terremoto con metronomo. Inseguimento fa comunque male. Ah, pensavo peggio. Se io malauguratamente dovessi perdere Franca, fermo la serie, perché non è possibile senza di lei. Non è davvero possibile. Questo dipinge il paesaggio.
Bello il paesaggio, che dice? E beh, bello sì, cavolo. Mica gotica. Io vado rasente. Oh mio Dio, che paura! Dicevo, vado rasente al muro per non incappare in brutte sorprese. Ma qua ci sta pure la cascata, oh. Tanto che ci sto, ho imparato due mosse a pinguino. Vai, risaliamo sta cascata. Vai! Bello di casa. E che ci sta qui? Allenatore, io non lo voglio affrontare. No, mi ha visto alla fine! Ma che fregatura! Ah, guarda un po', questo è il padre di Laudret! Grande! Schizzo! Sappiamo che Laudret piace mettere i cazzini nei video, quindi stiamo bene. Ehi bro, stai buono o ti picchio con un dildo gigante? Ah, beh, dai, dai. La via vittoria è davvero lunga qua, eh. Dai, questi allenatori. Dai, non lo voglio affrontare. Un po' di pausa. Bello! Bello di casa, palla ombra. Se la guerme alla grande. All'ombra gli farà un male tremendo. Mewtwo! Che ti è successo, caro? E niente. Però un veterano con due leggendari è pesante. Ma signora, salve. Che poi i veterani negli altri giochi Pokémon sono dei vecchi incredibili. Invece qua sono dei fighi assurdi. Che poi non so se è voluto, ma ha in Overworld lo sprite dell'allenatrice, della fanta allenatrice. Ma comunque, questa lotta coronerà una lunga serie di sfide. Impegnati con tutto te stessa, quindi devo vincere. Mi stai dicendo che devo vincere? Il veterano è un uomo di cultura per Cavaporin. Maschio, al veterano piace il salame. Hai perso con tutto te stesso, bellissimo, grande. Chiunque abbia scritto questa frase, 10 e lode. Ok, siamo arrivati, sì. Sono arrivato. Curami, signora del centro Pokémon. Infermiera Joy mi curi. Nel prossimo episodio prenderò d'assalto la fortezza della Lega Pokémon. Quindi, per questo video è tutto nel prossimo Lega Pokémon. Tutta? Ma proviamoci a farla tutta, dai, male che va. Velocizzo un po' le lotte. Ci vediamo. Prossimo video. Ciao. Poi ASMR.